San Gattardese è un avversario molto ostico che conoscete per la gara dell'andata di Coppa Italia. Che avversario vi aspettate? Ma secondo me la San Gattardese è uno delle 4-5 pretendenti alla vittoria finale. Anche loro hanno avuto qualche pareggio in più rispetto a quello che forse che meritavano, parlando col tecnico che conosco tanto bene, con Sebi Catania. E alla fine sono un po' indietro pure come classifica, però è sempre una squadra costruita per cercare di stare lì sopra e di vincere il campionato. Come si presenta a questo appuntamento l'Acragas? Ragazzi, benissimo, c'è qualcosa in aria che certo, noi lo sappiamo prima degli altri che potevamo avere pure 12 punti in questo momento, però un pochettino ci sta girando male. C'è l'unico problema secondo me che riscontro è che a livello fortuna non abbiamo avuto, ma non per i risultati, in quanto 4-5 pedine che mancano ogni partita, è una cosa che anche se è un organico fatto per stare lì sopra, però alla fine si vedono. Recuperate qualcuno? Eh sì, c'è Pirrone che ha fatto differenziato da una settimana, però non so se il mister, poi questo sono compiti del mister, se lo vuole rischiare sin dall'inizio, però già è convocato, come è convocato pure Procida, e come Mannina ha recuperato al 100%, quindi penso che sarà dei nostri pure. E gli unici però a fermo e Bocchi sono Biancola e Lala. Cosa diciamo ai tifosi? I tifosi che si sono ricombattati? Ma questa è già la notizia più bella che potevamo aspettarci questa settimana. I tifosi lo sappiamo. Io li conosco tutti, ho parlato, ci parlo sempre e secondo me con i tifosi avremmo pure vinto quella partita col Castellammare in casa. Però già è una cosa positiva che i tifosi si sono ricombattati, che domenica sono dei nostri, abbiamo bisogno di loro in questo momento. Ci sarà una bella cornice di pubblico perché alla fine la San Gattardese pure loro hanno dei tifosi a seguito, quindi sarà penso una gran bella partita.